Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è davanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato ad Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». Sorelle e fratelli carissimi, abbiamo appena concluso il tempo di Natale ed è iniziato il tempo ordinario a ricordarci che il mistero della salvezza, il mistero dell'incarnazione, la nascita del Figlio di Dio che si fa uomo, deve essere vissuto non nell'eccezionalità di grandi eventi, ma nella quotidianità, nella ordinarietà, nella ferialità dei giorni che si susseguono uguali l'uno all'altro. È nei nostri giorni quotidiani che noi dobbiamo dare testimonianza, come Giovanni Battista, del nostro incontro con il Signore Gesù, incontro che ha dato origine alla nostra fede e che ha cambiato in modo totale la nostra esistenza. Infatti, come succede a chi si innamora, anche incontrando Gesù, noi non siamo più gli stessi. C'è una differenza fra il prima e il dopo, fra quello che eravamo prima di innamorarci e quello che siamo dopo esserci innamorati, fra quello che eravamo prima di incontrare il Signore e quello che siamo diventati una volta incontrato il Signore Gesù. Naturalmente abbiamo le nostre idee, abbiamo le nostre concezioni filosofiche e teologiche, abbiamo il nostro modo di intendere Dio e di intendere l'uomo. Giovanni Battista anche aveva le sue idee e le sue concezioni, ma ha avuto la capacità di rimettersi in gioco, così come io e voi dobbiamo rimetterci in gioco. Anch'io e anche voi, come Giovanni Battista, dobbiamo saper dire: «Io non lo conoscevo». Quante volte umanamente questo ci capita? Oh, pensavo che eri un'altra persona, invece conoscendoti mi sono accorto che sei totalmente diverso. A volte il volto di Dio che abbiamo in mente, l'idea di Gesù che ci è stata consegnata dagli anni del catechismo o dalle nostre prime letture, non coincide con il vero volto di Dio, con la vera identità di Gesù. E quindi dobbiamo fare pulizia, come Giovanni Battista. Dobbiamo essere capaci di rinnovarci e dire: «Io non lo conoscevo». Soltanto in questo modo potremmo diventare, come Giovanni appunto, testimoni dell'incontro con il Signore. Potremmo diventare come lui, amico dello sposo, ed essere annunciatori, indicatori, essere il dito, come questo quadro ci ricorda, di Gesù presente in mezzo a noi. Tante volte, infatti, Gesù è presente in mezzo a noi, ma noi non abbiamo occhi per vederlo. Giovanni Battista lo indicò ai suoi discepoli, agli uomini e alle donne del suo tempo, a me e a voi oggi tocca indicare Gesù presente, dopo averlo riconosciuto agli uomini e alle donne che ci sono contemporanei. Giovanni Battista apre la vita pubblica di Gesù attraverso il battesimo in tutti e tre i Vangeli sinottici.
sia nel Vangelo di Matteo che in quello di Marco che in quello di Luca. E, come abbiamo ascoltato, è presente anche fin dall'inizio nel Vangelo di Giovanni, nel quarto Vangelo. Nel Vangelo di Giovanni, però, Giovanni Battista non viene presentato come il precursore e il battezzatore, ma appunto come l'amico dello sposo e il testimone. Ed egli indica in Gesù l'agnello di Dio. Perché questa immagine? Perché per ogni ebreo l'agnello ricordava l'Esodo, ricordava la Pasqua, la liberazione del popolo dalla schiavitù dell'Egitto e la protezione ricevuta dal sangue dell'agnello con cui Mosè aveva fatto segnare gli architravi delle porte degli ebrei dal passaggio dell'angelo sterminatore. E poi l'idea dell'agnello ricordava le profezie di Isaia. Nella quarta profezia del servo sofferente di Yahweh, Isaia aveva paragonato il servo di Yahweh all'agnello, all'agnello condotto al macello. Tutti aspettavano il leone della tribù di Giuda, tutti aspettavano un discendente di Davide, forte e potente, che con le armi avesse liberato il popolo di Israele dalla schiavitù di Roma. Invece Giovanni Battista, che aveva anche lui un'idea simile in mente, è capace di riconoscere Gesù sotto la figura dell'agnello. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Non la forza del leone cambierà il mondo, ma la forza dell'agnello, che è la forza dell'amore, che è la forza del dono di sé. Naturalmente, un agnello nel mondo dei lupi, nel mondo delle belve, ha il destino segnato. Egli effettivamente dovrà far dono della sua vita, ma è in questo modo che ci metterà di fronte alla necessità del cambiamento. È in questo modo che l'agnello ci dirà: la logica di prima è logica del peccato del mondo, è logica di coloro che vogliono dominare e asservire le altre persone. La logica che vi porto io è una logica nuova, è la logica dell'amore, è la logica del dono, della gratuità, del servizio. E noi questa logica la dobbiamo assimilare. Infatti la frase del Giovanni Battista, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, noi la sentiamo ripetere in ogni celebrazione eucaristica prima di accostarci alla comunione. Ed è come se attraverso questa frase Gesù volesse ricordarci: assimilatemi, fatemi vostro, assumete la mia logica, fatevi pane mangiato dagli altri, fatevi agnello capace di donare la propria vita. Guardatemi e fate come me, diventate agnelli come me. Non è una formula magica quella che cambierà la storia del mondo. Non è una serie di approfondimenti teologici o un'osservanza fedele delle regole che cambierà il mondo. Ma l'aver incontrato l'agnello di Dio, l'aver incontrato lo sposo Gesù di Nazaret e aver assimilato la sua nuova logica. In questo modo, come ha fatto Gesù, renderemo diversa la nostra vita e renderemo diversa la vita di tutto il mondo. Essere testimoni significa non parlare per sentito dire, ma avendo fatto esperienza. E l'esperienza che noi abbiamo fatto la vogliamo donare in questo anno appena iniziato, in questo tempo ordinario, a tutti coloro con cui verremo a contatto. Come Giovanni, anch'io e anche voi diventiamo l'indice che indica il Signore presente nel mondo e insieme camminiamo verso l'incontro con Lui, il nostro Salvatore.